Allora, buonasera, buonasera. Questa sera abbiamo avuto piccole variazioni di palinsesto a causa di alcuni problemi tecnici, come avete potuto notare. Rispetto appunto al palinsesto avevamo previsto leggera euforia, ma dei problemi di collegamento con Claudia. E quindi abbiamo anticipato questa trasmissione, questo appuntamento di Voci Radicali, con cui abbiamo appunto, in cui abbiamo ospite Ivan Neotvos, giornalista. E ovviamente radicale, e con lui appunto abbiamo pensato di affrontare un pochino, abbiamo cercato di sintetizzare un po' nel titolo appunto di questa trasmissione, trattare di nuovo un pochino, tornare a parlare del tema un pochino della libertà, diciamo del giornalismo, dell'organizzazione di questa struttura, e per prendere anche un pochino poi le fila da un piccolo itinerario dialettico che vogliamo fare, per poi vedere che un pochino questa cosa va anche ad essere limitrofa e diventa abbastanza pertinente rispetto alla questione Sallusti, che sappiamo è un direttore di giornale che sta rischiando appunto la prigione per un omesso controllo su un articolo che è comparso sul suo giornale, che non è lo stesso appunto che sta adesso dirigendo, era un altro. E quindi appunto con Ivan vogliamo appunto fare questo piccolo itinerario, peraltro anche prendendo spunto da un video, una video intervista in qualche modo, che compare sul Fatto Quotidiano.it, sul sito del Fatto Quotidiano, che speriamo adesso qui in diretta abbiamo pulito la regia per provare a trovarlo, è che è un video fatto appunto all'Hotel Ergife in occasione di un esame, una preselezione per un esame appunto per diventare giornalista. Quindi ci sono molti ragazzi, molti giovani, più o meno giovani, non tutti. Vediamo appunto se riusciamo a linkarvelo nella chat. Ovviamente ho domande aperte, chi vuole le posterò poi a Ivan in diretta, a cui ovviamente cedo rapidamente la parola. Grazie Ivan e buonasera. Vai Ivan. Buonasera, buonasera a te Gianni, ha donato in regia, grazie di questa nuova partecipazione. Sapete che siete molto bravi e fate una cosa molto, molto carina e vi seguo Grazie. sempre quando mi è possibile. E dunque il caso Sallusti, ora qui non è che sta parlando un'eminenza o chissà chi, è una mia opinione, come tale la esprimo. Il caso Sallusti, non solo per i radicali, anzi addirittura per il Presidente della Repubblica che si è improvvisamente svegliato, è stata un'ottima occasione per tirare fuori nuovamente la questione carceraria. Probabilmente, se non altro, è perché finiva in carcere anche Sallusti, ed era strano, pareva brutto che ci si indignasse solo della sua presenza nelle patrie galere, mentre delle altre c'era stata solo la prepotente urgenza di un anno fa. Ma quello che è emerso dal dibattito è stata certamente un'occasione per parlare di un tema che, come ripeto sempre, è importantissimo, per cui non voglio assolutamente sminuirlo, no? Perché ogni volta che ne parlo veniva la prima, c'è questo tema, d'accordissimo, il tema delle carceri è importantissimo. Ma in particolare una persona che ha avuto un ruolo molto attivo in questa vicenda, specialmente nelle ultime ore, adesso non è più tanto di attualità, però nel momento in cui era contingente è intervenuto in maniera molto, molto decisa, è stato Vittorio Feltri, che oltre ad aver smascherato la presenza di questo Renato Farina, che dai, diciamoci la verità, è un produttore di danni su dimensioni colossali, insomma lo conosciamo come lettori e quindi non ci sorprende, ha detto anche un'altra cosa molto importante, secondo me, almeno da piccolo osservatore. Ha detto: è una vergogna che in questo paese ci sia questo reato d'opinione, l'unico paese dove il reato d'opinione viene perseguito a livello penale. Questa fattispecie di reato, questo comportamento, cioè questa visione che la giustizia ha del reato d'opinione è di stampo fascista, ma non di stampo fascista a livello ideale, proprio parlava della legge fascista.
è curioso comunque sia, vabbè, non è neanche tanto curioso, non è stata colta forse l'occasione per ricordare che c'è un'altra legge di stampo fascista, anzi proprio mussoliniano, che è quella che va a generare gli ordini professionali e in particolare l'ordine dei giornalisti. Noi sappiamo, ha subito poi alcune revisioni, una nel 48, una nel 63, poi se ne discute tanto senza particolari sfoghi di risultato, però ecco che, come è vero che c'è una legge fascista che genera dei guasti paradossali, come la questione di Sallusti. Tra l'altro, altri due erano stati i casi, uno il più noto era quello di Guareschi, poi c'era un giornalista anche che poi diventò parlamentare e così sfuggì al carcere socialista, del quale adesso mi sfugge anche il nome, pensate quanto era sfuggente questo signore, che mi sfugge anche il nome, sicuramente molto importante. In ogni caso, solo in queste tre occasioni si è arrivato a un provvedimento di custodia, addirittura segnalando nella pericolosità sociale del soggetto. Questo, se non altro, fa capire che evidentemente in tutte le altre occasioni le capacità di sfuggire alla custodia carceraria c'erano, quindi proprio uno si deve proprio impegnare per mandare in galera. Probabilmente il giudice che ha condannato Sallusti si è proprio impegnato, quindi Sallusti dal canto suo, secondo me, fa la cosa giusta, dice: ok, io a questo punto vado in galera e penso che faccia la cosa giusta anche per dimostrare i guasti di questa legge. Ma il punto è, la legge fascista del reato d'opinione non va bene, invece va benissimo la legge che è un'altra esclusiva del nostro paese, che è la legge che ordina, appunto, che crea l'ordine dei giornalisti, con i guasti che ci segnalavi grazie a questo filmato. Chi vedrà o chi ha già visto questo filmato non potrà non cogliere la tristezza, non solo negli occhi di questi ragazzi che vanno, spendono anche dei soldi e devono anche sottostare a dei numeri chiusi assurdi e delle difficoltà burocratiche pazzesche. Ma non potrà non vedere come si parla praticamente del lavoro, di uno dei lavori più neri che esistano. Cioè, c'è un nero, c'è una mancanza di diritti e di possibilità di ottenere dei diritti che è proprio sancita dalla legge. E quando uno vede questo, forse pensa è un problema dei giornalisti. In realtà, il nostro paese è praticamente, anziché essere fondato sul lavoro, la nostra Repubblica, anziché essere fondata sul lavoro, è fondata su privilegi di stampo quasi, non voglio usare, di quasi settari, quasi di casta, come possiamo dire. Ed ecco che mi era venuto in mente un paragone con questa vicenda dei giornalisti. E mi sono domandato cosa bisogna fare per diventare allenatori professionisti di calcio. Per esempio, diventare allenatori professionisti di calcio è complicatissimo, è difficilissimo e bisogna passare per un concorso che si tiene nell'area tecnica di Coverciano una volta l'anno, dove ci sono pochissimi spazi a disposizione e dove pare che il principale elemento per superare questo concorso, comunque sia per avere una grande quantità di punti, anche solo per essere ammesso, è quello di essere stato a vario titolo un calciatore professionale nelle varie. Naturalmente, più elevata è la serie in cui si è giocato, più possibilità si hanno di avere dei punteggi maggiorati. Cioè, se uno è stato, in breve, se uno è stato un calciatore di Serie A e ha giocato molte stagioni, ha una marea di punti in più rispetto a uno che ha giocato poco. Quindi l'unica discriminante in realtà che si va a creare è quella di essere già stato un calciatore prima. Con questa norma che ha creato un guasto, se uno gira nei siti, si fa anche solo la domanda a Google, come si diventa allenatore di calcio? Scoprirà che c'è tutto un mondo, ci sono migliaia di persone sparse per l'Italia che si sono fatte la stessa domanda o che hanno provato a intraprendere questa carriera, che si sono trovati di fronte a questo muro. E da una parte ci sono quelli che vorrebbero accedervi, che lo sognano, che lavorano con passione, con i ragazzi e via dicendo, e dall'altra ci sono quelli che una volta conclusa la loro carriera di calciatore praticamente quasi ce l'hanno per diritto, perché, faccio per dire, non conosco il punteggio preciso, però essere stato un calciatore anche di Serie B
discreto di carriera, ti può dare 10 punti. Essere un laureato in scienze motorie che ha insegnato, formato squadre, te ne può dare uno. Cioè, non ci sarà mai la possibilità che una persona che venga dall'esterno di quel mondo possa confrontarsi con chi è già all'interno di quella nomenclatura. Con questo modo di fare, Mourinho in Italia non sarebbe mai diventato un allenatore di calcio. Ed ecco che questo problema dell'ordine dei giornalisti non è solo un problema dei giornalisti, è un problema di un'infinità di altri ordini e sono un'esclusiva quasi totalmente italiana. Per esempio, questa degli allenatori è un'esclusiva tutta squisitamente italiana, non esiste da nessun'altra parte. Uno ha passione, si mette in gioco, fa dei corsi, trova qualcuno che lo fa provare, è bravo, continua. Io sono un imprenditore, ho una squadra di calcio, voglio che questo qui sia l'allenatore della mia squadra e va avanti. Non si capisce quale vantaggio si dovrebbe ottenere a sbarrare la strada a tutte quelle persone che ce la vogliono fare. Il vantaggio che si ottiene non è verso il consumatore, come spesso gli ordini professionali dicono di esistere, basano la loro esistenza sul rispetto del consumatore, vi dicendo, ma è per proteggere delle caste che hanno una marea di diritti contro quelli che non ne hanno nessuno. Ed ecco che ci troviamo a questi ragazzi che sono andati a fare il concorso. È meritoriamente documentato dal Fatto Quotidiano, persone che prendevano meno di 10 euro ad articolo, che quando gli va strabene, che proprio stanno alla grande, hanno guadagnato per qualche mese 1000 euro al mese, che hanno contratti di collaborazione, cooperativa e via dicendo. Quindi la domanda è: gli ordini professionali chi tutelano? Cosa tutelano? Tutelano forse i diritti dei lavoratori? No, a meno che non siano lavoratori già inseriti, anche perché i piccoli giornali di provincia non si avvalgono di Sallusti o di Feltri o di Travaglio o dei grandi nomi, si avvalgono delle persone che hanno la volontà di provare e si avvalgano delle piccole firme di presidi, di liceo, di insegnanti, di persone e persone anche che fanno questo lavoro nel territorio. Una grande redazione può essere composta da 5, 6, 7 giornalisti professionisti e poi uno stuolo di collaboratori. Collaboratori che non hanno nessuno status o quasi, e che, come sappiamo tutti, per esempio nel Lazio, devono avere un tot di contributi che arrivano ad ammontare di 5.000 euro per quello che riguarda la tessera da pubblicista e 15.000 euro per quella da giornalista professionista. Ed ecco che o sei figlio di giornalisti e quindi riesci ad avere qualcuno che ti aiuta, che fa un magheggio, via dicendo. O ti paghi i contributi da solo, o trovi qualcuno che ti copre, esattamente come succede con gli allenatori, che o c'è qualcuno nella società che c'è la tessera, quindi tu passi da accompagnatore e poi dopo alleni, o sanno tutti che alleni, ma devi andare lì, non puoi parlare con l'arbitro, non puoi fare niente perché sei accompagnatore, oppure non fai niente. E allora in Italia si sono create queste fattispecie legislative, è un generatore di mercato nero del lavoro che di fatto strozza la libertà di espressione dei cittadini, ma anche la libertà, la possibilità di realizzazione. E cosa ottieni con uno Stato siffatto? Ottieni, molto spesso mi capita di accompagnare dei miei parenti e dei miei amici, questo è un piccolo particolare, ma cerco di ragionare per link, per esempio. Ottieni che magari arriva qualcuno dall'estero, arriva a Roma, alla stazione Termini, esce fuori in strada e trova una fila di persone che fanno la fila per il taxi, mentre in qualsiasi altro paese del mondo sono i taxi a fare la fila per le persone. Perché succede questo? Lo sappiamo, non c'è neanche bisogno di dirlo, le licenze di taxi sono talmente ristrette, tra l'altro proprio tu mi segnalavi una cosa, sono andato a vedere, in effetti è così, della città di Bologna che aveva allargato un pochino le licenze dei taxi e sono andati per ricompensare la categoria che deve assorbire queste 10 licenze in più, che proprio gli crea un problema perché è uno scompenso proprio fisico questa cosa di avere un po' di concorrenza. Per compensare i tassisti che hanno subito questo torto di avere delle altre persone che fanno questo lavoro insieme a loro, le licenze che il comune di Bologna o qualsiasi comune incassa le redistribuisce tra i tassisti per 5-6 mila euro, perché non si sa mai
che il tassista poi mi deve lavorare troppo per recuperare il gap. Mentre in qualsiasi paese del mondo lo stereotipo del tassista è proprio lo straniero che non sa quasi parlare la lingua, però almeno lavora o almeno ha una possibilità, uno spiraglio. In questo paese la vera riforma liberale dovrebbe essere quella di aprire questi spiragli, far defluire un po' il sangue, le energie e l'entusiasmo della gente che ce la vuole ancora fare, perché è inutile fare discorsi di libero mercato. Quando il libero mercato non sappiamo neanche come si scrive. È inutile dire che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quando evidentemente gli ordini professionali che hanno partecipato, diciamo così, alla partitocrazia con ampi esemplari, più del 40% dei parlamentari sono avvocati, c'è cioè una grossa somma di giornalisti, dottori, è inutile che poi dopo si va a legiferare contro chi lavora. Questo è una cosa che io ci terrei così, chiederei ancora una volta, rinnovo il mio invito, perché il feroce e più integerrimo nemico degli ordini professionali, in particolar modo quello dei giornalisti, è sempre stato il Partito Radicale. E sono i primi che hanno segnalato il problema, comunque tra i primi. Ora, la battaglia per le carceri sicuramente ha un grande pubblico, ha un vasto pubblico di elevatissimo ceto sociale e di bassissima estrazione. Si parla tra i giudici, avvocati, PM, politici e via dicendo, fino ai carcerati, le loro famiglie che sono preoccupate, ma anche le guardie carcerarie che sono oberate, lo dimostrano i suicidi, insomma. Perché non affiancare anche a questa battaglia? Diciamo così, perché non riconoscere che come è già riconosciuto, ma con maggiore contundenza, il fatto che gran parte di questa peste italiana, come ce la chiamano, è rappresentata da questi privilegi settari che continuamente ostacolano la libertà del singolo cittadino. Avrebbero molti giornalisti, molti allenatori di calcio, molti aspiranti tassisti, molti aspiranti tutto che, pregandosene letteralmente dell'estrazione politica di chi propone la cosa, direbbero: sì, questa è una cosa che mi può aiutare per il mio futuro, è una cosa che mi può aiutare per realizzare il mio sogno, che sia il mercato a decidere se sono capace o no, non un ordine professionale alla base, perché altrimenti, non come ho già detto, e il piccolo esempio passa da qui, Mourinho in Italia non sarebbe diventato allenatore. Quindi le sue presunte, io non sono un tecnico, non posso sapere, però la sua abilità dovrebbe probabilmente venire da una formula nuova di calcio. Questa formula nuova di calcio non sarebbe esistita, e quindi, ergo, mi risulta che il nostro calcio purtroppo ne risentirà sicuramente. Magari ci sono tanti piccoli Mourinho che potrebbero entrare, e così tanta altra gente in tanti altri settori. Sì, Ivan, io infatti, quando tu parlavi, effettivamente illustravi appunto questa vicenda un pochino dell'Italia corporativistica e delle regole. Io stavo pensando, mentre tu parlavi, e mi sono reso conto che poi in effetti queste regole in qualche modo sistemiche che si imbrigliano, che imbrigliano un po' la libertà e che si impongono, per esempio, anche a questi ragazzi che si vedono su questo video, peraltro è insomma anche una selezione abbastanza costosa, insomma, quindi diventa in qualche modo anche una selezione per censo. Ma comunque, alla fine, tutto questo sistema che ha le sue regole, poi in qualche modo all'italiana è il primo a violarle, perché sappiamo benissimo che Renato Farina scriveva con uno pseudonimo, però mi ricordo benissimo che anche Feltri, quando fu sospeso per il caso Boffo, scriveva ugualmente con uno pseudonimo che non c'era scritto che era lui, ma tutti sapevano che era lui. Quindi, insomma, alla Mi pare che fine. poi anche Dreyfus alla fine lo sapevano tutti che era Farina, no? Insomma, non lo potevano dire, ma alla fine. Però sì, questo è verissimo, perché se tu metti dei muri assurdi e la gente deve passare dall'altra parte per forza per incontrare i loro sogni, fai la stessa cosa, crei un muro di Berlino
dove dall'altra parte, anziché esserci i familiari, ci sono i tuoi obiettivi, e uno su dieci troverai sempre qualcuno che cerca di scavalcarlo, che cerca di... Però non capisco perché porre questo, cioè non ha nessuna logica se non quella di conservazione di caste e privilegi. Caste e privilegi, caste e privilegi, e il bello è che la gente, alla gente gli sembra normale. Gli sembra tutto normale, mentre in un altro paese dice: ma Sergio, ma chi è che ha detto che sei tu che lo puoi fare? Ma che cosa stai dicendo? E gli sembra normale, non se ne rendono conto, non lo percepiscono come un problema, e quindi semplicemente la gente si rassegna, e quindi l'operaio fa l'operaio, e il medico fa il medico, e via dicendo. E il figlio del medico spesso diventa medico, comunque sia. Io sono sempre lì a non capire per quale motivo si debbano creare dei presupposti per cui, se è vero che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e già sappiamo di suo quanto poco significhi questo incipit della Costituzione, beh, è ancora meno vero se il lavoro viene sancito, viene scandito da questi diritti di casta continui che si riversano a pioggia su tutta la nostra economia, creando stagnazione, creando pessimismo, creando un sacco di guasti. E quindi, partendo dal caso Sallusti, che è significativo per quello che è oggi il giornalismo italiano, che addirittura qui si è arrivati si è arrivati l'altro giorno, hanno fatto vedere su Striscia la notizia che tutti i telegiornali d'Italia hanno ritrasmesso la notizia del gatto che aveva ereditato 10 milioni di euro in una bufala sul web, e non c'era uno che era andato lì a controllare. Ma non dico che questa sia, ma succede anche negli Stati Uniti, non è questo il punto. Il punto è che questo è il livello a cui siamo arrivati, ed è un peccato, perché il nostro giornalismo invece ha presentato degli elementi di eccellenza che anzi altri modelli se li sognano. Questo è un vero peccato. Però il punto sta: non so se migliora, non so se peggiora, però fate lavorare la gente. Allora, non voglio parlare della mia condizione particolare, perché appunto sarebbe l'ennesima esaltazione del particolarismo. Io posso anche non fare quello che faccio, però fatelo fare agli altri, cioè fate allenare questi ragazzi, perché all'estero, per esempio, per diventare giornalisti si fanno più corsi che da noi. Però poi tu questi corsi li fai una frequenza, non è che ti promuovono, tu fai una frequenza, hai dei voti, poi vai da e gli dici: io ho frequentato questi corsi con questi risultati, mi prendi? Sì, no, se ne fanno 7-8, da noi se ne fanno 4-5. Non è il punto dei corsi, e il punto è che la maggior parte dei corsi e ricorsi poi devono riportare a questo orripilante esame dove pare che vada anche a simpatia, no? Un po' a uno lo... cioè oppure si sancisca di fatto, si faccia proprio a livello, si dice: solo questi possono diventarlo, basta. E gli altri però non facciano, allora facciano lavorare i figli degli avvocati, i figli dei dottori, li facciano lavorare gratis come collaboratori nei giornali, come dicano ai giornali di provincia che devono assumere solo giornalisti, togli il pubblicista che è una truffa bella e buona, è un inganno, togli tutto, dia ai giornalisti, dia alle testate giornalistiche che possono assumere solo giornalisti, che devono avere minimo 15.000 euro di contributi all'anno, che devono avere tutti i loro diritti, dicendo, e vediamo quanti giornali restano in piedi, perché è troppo facile creare dei contesti settari e poi dopo arrangiarsi con quello che il popolo passa. E sì, chi sono quelli che ci vanno a lavorare in quelle condizioni? Quelli che non possono fare altro. E quindi cosa hai creato? Hai creato una massa di sfruttati e non di altro. Infatti questo qua era un altro aspetto di quello di cui insomma vogliamo parlare, cioè praticamente si crea una comunità, si chiamano due comunità che divergono tra loro sempre più in fatto di diritti, che è la comunità dei lavoratori, che in qualche modo poi hanno il sindacato e così via, tutte insomma le garanzie che fornisce lo statuto dei lavoratori, ma insomma poi i contratti collettivi e così via, e poi ci stanno tutto il mondo del precariato sfruttato, che poi in parte, voglio dire, è quello che una volta si chiamava nero, no?
che poi, siccome si voleva far vedere che non doveva più esistere, è stato in qualche modo sbianchettato, avrà nero, e si sono inventati i contratti precari, insomma, che poi è un nero pure quello, perché poi c'è tutto il discorso dei contributi, che è tutta una contabilità a parte. Però poi alla fine, ecco, ci sono ragazzi che fanno articoli e vengono pagati 5 euro No, ad articolo. però la mia domanda è: questo partito radicale, no? Che tira fuori questa tematica importantissima, che avrebbe ripercussione su tantissime persone, io invito questi signori a farsi un giro, si fidino di me, provino a scrivere su Google come si diventa allenatori e vedranno quanta gente proprio che ha perso gli anni dietro, ma migliaia e migliaia di persone. Provino a vedere come si diventa giornalisti e vedranno migliaia e migliaia di persone. Provino a domandarsi, loro sanno meglio di tutti perché sono i primi che hanno denunciato l'assurdità del valore legale del titolo di studio e tutto il resto. Perché qui non si dice, alcuni dicono, ma vuoi diventare dottore? Studia medicina, prenditi la laurea e puoi fare il dottore. D'accordissimo. Ma per quale motivo deve avere un valore legale la laurea per fare, che so, deve essere equiparato tutto a medicina? E se è così importante il ruolo del medico, perché medicina è a numero chiuso e invece, o chiusissimo invece giurisprudenza, che è noto che avere troppi avvocati fa guasti, nel nostro caso è eccellente, invece giurisprudenza è a numero aperto. Anzi, più ce n'è, meglio è. Ancora un po', facciamo un'altra facoltà di giurisprudenza, facciamo, adesso i numeri se ne sono sparati tanti, bisognerebbe verificare se è vero, però molte volte si è detto che ci sono più avvocati a Roma che in tutta la Francia, ma in Francia probabilmente la facoltà di legge è a numero chiuso, perché se uno vuole diventare proprio avvocato, se vuole diventare proprio avvocato, beh, deve superare le prove particolari, deve essere una persona altamente formata, stiamo parlando. Però perché a numero chiusissimo medicina, che di medici, grazie, insomma, un medico in più male non fa, e invece a numero aperto gli avvocati? Cioè, anche lì, uno, se qualcuno andasse a incidere, perché mica mi vorranno dire, adesso parliamoci chiaro, mica mi vorranno dire che le nostre università sono migliori delle altre, che noi formiamo medici o dirigenti sanitari, per esempio, unici nel loro genere, perché formati con una maniera. Curiosamente sono dirigenti sanitari, figli di altri dirigenti sanitari, sono farmacisti, figli di altri farmacisti, sono pediatri, figli di altri pediatri, e così via. Sì, no, infatti, Ivan, abbiamo Mi pochissimi minuti. avevo Un'ultima bloccato. domanda ti volevo fare in questi pochissimi minuti. Secondo te, tornando appunto al discorso dell'editoria, il finanziamento all'editoria, noi sappiamo che abbiamo vissuto la vicenda, ad esempio, del manifesto che stava chiudendo, non so adesso la questione come va, se diventa testata online, se qualcuno lo salva, quindi testate storiche, però in definitiva. Il finanziamento all'editoria, appunto, che sostiene l'editoria, secondo te influisce su tutto questo, cioè su poi anche lo scadimento della qualità e quindi anche la garanzia dell'utente finale della filiera, che poi è il lettore? Ma il finanziamento all'editoria è sicuramente un discorso interessante. So che per esempio in paesi come la Francia si pratica un finanziamento all'editoria simile al nostro, con minore entità, ma si sta cominciando a ridurre. Io non penso che tutto il finanziamento all'editoria sia stato un danno. Certo, se si sono creati i guasti laddove si sono creati i giornali finti, il campanile, e via dicendo. La verità è che l'editoria andrebbe sostenuta, perché là dove non è sostenuta, per esempio, adesso abbiamo grandissimi e storici giornali, ma anche storiche riviste che negli Stati Uniti chiudono e passano online. Passano online anche per una questione di pubblico, anche per una questione di tempi e via dicendo, ma il risultato è che si perde l'indotto, si licenziano persone, e questo non è mai bello. Non penso che il finanziamento dell'editoria riuscirebbe a risolvere tutto questo, e francamente non penso neanche che abbia troppo a che fare con la questione, però sicuramente influisce sul prodotto finale, perché a un certo punto si è dichiarata editoria praticamente qualsiasi cosa. E questo
E questo sicuramente non ha fatto bene a livello qualitativo per il lettore. Ok, Ivan, noi siamo in chiusura. Tu prima hai fatto una domanda in qualche modo stimolante, ma i radicali che fanno, che non fanno a questo punto, perché insomma questa è effettivamente una battaglia quella contro gli ordini e insomma per la liberalizzazione dell'economia. Chiaro che voglio essere chiarissimo che ovviamente io molto umilmente, così molto simpaticamente nella tua televisione, ma no, ovviamente non voglio insegnare niente a nessuno. Sono i radicali, o comunque sia, sono le idee radicali che mi hanno convinto a incuriosirmi di questa No, vicenda. infatti Quello che la mia voglio dire. era una cosa che, insomma, questo tuo apporto di idee e diciamo di sensibilità al congresso radicale sarebbe utile, insomma, quindi in qualche modo volevo chiederti se avresti partecipato al congresso radicale. Mi piacerebbe sicuramente come visitatore, sono abbastanza certo di poterci essere, e mi piacerebbe proprio poter porre, ma non alla sala, non figuriamo, non è questo il punto. Mi piacerebbe proprio poter parlare con qualcuno un minuto per chiedergli: ragazzi, ma questa è una battaglia importante perché c'è tanta gente in palio. Adesso non è una questione solo di consenso. Ma un partito che cosa deve fare? Deve, anche secondo le sue sensibilità, andare a vedere chi ha quei problemi che si ripercuotono su quella sensibilità. E sappiamo che il Partito Radicale ha praticamente fatto pianificazione su tutto, perfino sul dissesto idrogeologico. Sappiamo, lo so, c'è una storia dietro straordinaria. Però mi Certo. domando e dico se la battaglia contro la peste italiana, che dovrebbe essere, che è sicuramente il copione base su cui uno dovrebbe basare la propria militanza politica, non passi anche e soprattutto dall'ordine professionale, tanto è vero che è citata, tanto è vero che è una battaglia legittima dei radicali, e tanto è vero che meriterebbe di essere trattata con maggiore vigore, con maggiore capacità di lotta, e i radicali sono capacissimi di lottare, perché ci sono tanti aspiranti allenatori, tanti aspiranti giornalisti, tanti aspiranti tassisti, tanti aspiranti medici e tanti aspiranti tante cose, che aspettano che questo paese diventi un paese normale, non aspettano di avere nulla in regalo. Vogliono farsi, scusate l'espressione francese, un mazzo così, vogliono buttare sangue e sudore su quello con passione, con vigore, ma non glielo fanno fare, cioè non li fanno neanche entrare, altro che fuori dal Parlamento, proprio non li fanno neanche suonare il campanello. Per cui c'è Ok. della gente che non vuole nulla di regalato, vuole investire su se stesso, vuole nel più profondo concetto liberale lavorare, sacrificarsi, lavorare di più degli altri, dimostrare di essere migliori, e in questo paese non va bene perché evidentemente ci sono quelli che vogliono lavorare di meno senza troppa concorrenza e senza troppi guasti di tutta questa gente che dà fastidio, perché se i posti disponibili sono 100 ma noi siamo 80 è anche meglio. E questo decisamente per il mercato non ci Ok, fa fare grossi. ti ringraziamo, siamo in chiusura, tempi strettissimi, quindi in questo modo ti diamo appuntamento quindi al congresso dove sarà presente anche i libri TV, il congresso dei radicali italiani che si terrà dall'1 al 4 di novembre al Tellergif a Roma. Ti ringraziamo per questa presenza qui su libri.tv, ce ne saranno ovviamente altre. Alla prossima puntata di Voci Radicali, restituisco la linea alla regia, grazie ancora Ivan. Grazie a voi e al pubblico. Ciao. Ciao.